gli 80 sono sempre anni che tu dici, ma ci arriva o non ci arriva? Ci sono arrivato. Non mi lamento, però chiaramente gli acciacchi di una età certa ci sono, però io non me ne curo di questi acciacchi, che me ne importa, mica sono i miei, e miei gli acciacchi no, no, no. Grazie. Quello che mi ha aiutato a essere quello che sono e quello che sono stato e quello che sarò, lo devo veramente tutto a De Simone, perché De Simone è stato non un regista, un mentore. Mo si chiama guru, certe volte lo chiamano anche guru, ma io preferisco mentore, che è più bello. Ci siamo sentiti proprio 3-4 ore fa, lui mi ha fatto gli auguri, ha scritto delle cose molto belle su di me, io l'ho ringraziato. E lui c'ha 90 anni, 91 anni, per cui è uno ancora tosto, ancora molto in gamba, ancora molto lucido e, se vogliamo, ancora con tante cose da dire. E ci divertivamo in scena, mamma era, anche se era molto severa come maestra, perché lei era una mia, è stata una mia, la mia prima maestra di recitazione e di teatro. Devo dire, ho avuto una bella fortuna di avere una donna come lei vicino fino a un'età. Ero grande, quando se n'è andata avevo quasi 50 anni, 49 anni, e lei era giovane ancora, aveva 70 anni. Papà era un artista anche bravo, a modo suo, ha iniziato anche lui molto presto, ha fatto un po' tutte le cose teatrali antiche, lui era un artista anche circense, era acrobata, era clown, ha fatto delle cose belle anche lui. Però chiaramente io mi trovavo più con mia madre che con lui. Forse sarà per puntiglio, signor, ma come schifo coniglia. Forse sarà per dispetto, ma noi che ce ne importa. Tutti cantando tanto bella panzè, continuo a cantare la panzè. Mi volevo divertire un poco pure io, no? Io compleanno mio. Sei grande! Sei come una farfalla che sarà che danno a me. Poi dopo se ne va a spalla. Il teatro bisogna prenderlo seriamente, ma non troppo. Bisogna sempre far finta di guardarlo al di fuori, il tuo personaggio. E questo è importante. L'ho fatto quasi sempre e mi sono sempre trovato bene. Oi ricciolina, oi marranchina, oi signorina, fai la lila. Fa li la li la fa li la li la fa li la li la fa la la. Ho una preferenza per Branduardi perché lui con la sua musica, con la sua poesia mi ha aiutato molto quando io stavo male. Dopo La gatta Cenerentola ho avuto un crollo psicologico di stanchezza, di cose. E invece con la musica di Branduardi è stata una bella panacea, una bella terapia con la musica di Branduardi, perciò gli sono riconoscente. E questo gliel'ho detto parecchie volte e lui è tutto felice e contento di questa cosa. Compleanno, amico mio. Grazie, Angioletto, grazie. Abbiamo fatto
delle cose negli anni, fine anni 70, inizi 80, dei concerti insieme. Siamo stati a Salisburgo, a Parigi, in Germania a fare dei concerti e eravamo amici, ci siamo sempre andati d'accordo. D.D. Bridgewater! I come! Piacerei e sincero che io dice una donna che è impossibile che non susciti simpatia al primo momento, è proprio simpatica lei, come si dice a Napoli, carnala, per cui ci siamo subito trovati, abbiamo subito inventato e creato delle cose che è piaciuto, questa coppia è piaciuta al pubblico ieri. Un giovane talento, sì? Che si chiama, mi sono preparata tutta la notte, però lo dico io. Tu dici si chiama? No, aspetta, lei fa. Si chiama e poi lo dico io. E io faccio il labiale. Ok, vai. Che si chiama? Newt. Sei stato bravo, Peppe. Come è bello? No, fatelo un'altra volta. Ho fritto un volo, ma vai. Pronto. Allora, che si chiama? Newt. Quando sono solo, adesso giuro all'occhio, ma dormisse poche ore. Si tenesse vint'anni, sembra andare a campare, ma buttasse che vanno, pescerizzo magnas. Cantautori giovani, Toraldo e Newt, che sono due musicisti bravi, attenti, poetici. Quadri dipinti con cipri e caffè. Napoli mi ha dato delle cose che nessun'altra città al mondo poteva darmi e continuo ad abitare e non sono andato via da Napoli. Napoli giorno dopo giorno mi ha arricchito, mi ha aiutato nella mia carriera. Devo dire che Francesco Esposito, questo mio collaboratore che ha curato la mostra, è stato molto attento perché ha messo in risalto le cose più importanti che ho fatto. E Gatta, diciamo la verità, è stata una delle cose più importanti che ho fatto. Anche altre cose ho fatto belle e importanti, però la Gatta mi ha trasformato, ha cambiato la mia vita, devo dire. Quello che si vede alla mostra non è tutto, perché quello sotto aveva il guardainfante, per cui era pesante, tutto di velluto, di tappezzeria, per cui pesava 50 kg, 40, 50 kg. Avere un costume di 50 kg addosso d'estate, con le luci, non è facile. Per cui io mi ricordo che mamma si spaventava perché vedeva questo rivoletto di sudore che mi usciva dal costume e bagnava il palcoscenico, tanto che sudavo. Però la grande soddisfazione del successo che abbiamo avuto nella Gatta Cenerentola è stato... Mi divertiva farla, anche se mi stancava, però mi divertiva tanto recitare e farlo.
era uno spettacolo completo dove cantavo, ballavo, recitavo, tenevo pure 30 anni però. Peppe Barra! Anche un po' di microfono! Un po' di microfono! Sta, l'abbiamo. Buonanotte, grazie. Buonanotte! Grazie di questa bella festa, grazie.